Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok, conduce Daddy DJ. Buonasera Beppe, eccolo qua, io in collegamento a tua voce. Buonasera al signor Giuseppe De Rosa. Nonché buonasera un'altra volta. Di quella azienda ormai conosciuta per via e per mezzo dei social, quale azienda agricola Santa Chiara. Come nasce la voglia di fare agricoltura e come nasce il nome proprio, caro Giuseppe? Allora, la voglia di fare agricoltura nasce dall'esigenza di dover lavorare, perché come ormai tanti sanno qui a Calimera, io mi sono trasferito da Reggio Emilia solo ed esclusivamente per la Marilena e un giorno della mia vita ho dovuto scegliere che tipo di lavoro fare. Quindi, visto che ai tempi nel 2019 le opzioni erano o tornare indietro all'agricoltura oppure buttarsi nell'high tech, noi, né io né la Marilena, di high tech ne capivamo niente e ci siamo buttati sull'agricoltura. Quindi delle tante colture che potevamo fare abbiamo deciso di intraprendere la via dello zafferano per portare sul mercato un prodotto di estrema eccellenza, in quanto i nostri campi abbiamo imparato poi che sono la cosa più ideale che ci sia per avviare una coltivazione di zafferano. Poi dallo zafferano ci siamo allargati con quello che è la produzione odierna di tutti i tipi di ortaggi di stagione. Il nome Agricola Santa Chiara nasce dal lotto del pezzo di terra che abbiamo preso, che abbiamo noi, che è nella zona appunto Santa Chiara di Roca Nuova, e in memoria del nonno della Marilena che ha comprato sto pezzo probabilmente 40 anni fa, abbiamo deciso di tenere il nome Santa Chiara in suo onore. Quindi veramente diciamo tutto nasce dalla voglia di fare agricoltura e poi lo zafferano. E parlaci un attimino di questa nuova pianta, perché Giuseppe nasce proprio dallo zafferanista, come si sa dire, no? È colui che produce e realizza lo zafferano, perché questa pianta è una pianta pregiata. E lasciami dire una cosa, Giuseppe, e poi ti lascio a te il microfono. Non è vero che lo zafferano viene mangiato crudo, e non nemmeno che lo zafferano si debba cucinare, perché la voglia è sì, ma io lo zafferano me lo mangio crudo. Non è uno zenzero che tu magari lo pure grattugi. Questo delle proprietà e della produzione dello zafferano ne parlo un attimo Giuseppe, perché lui il cultore di questa pianta, di questa essenza, perché sostanzialmente lo zafferano è essenza. E a te la parola, Beppe. Allora, sullo zafferano ci sono probabilmente 1,5 milioni di cose da dire, perché molti, soprattutto qui giù nel Salento, hanno un'ignoranza sana, cioè un'ignoranza nel senso di non conoscere un qualcosa, non nel senso dispregiativo del termine, appunto su questa spezia. In Salento, come fondamentalmente in tutta Italia, però la cosa che mi lascia più di stucco dell'ignoranza in Salento, perché in pochissimi sanno che lo zafferano
È una pianta, è un fiore, perché non è una pianta, si tratta di fiore, di uno stimo all'interno di un fiore, che potremmo dire autoctono del posto. Cioè, noi abbiamo riscoperto delle scritture, anche grazie alla nostra curiosità e al parlare con tanti amici, che risalgono al 1300 e sono presenti all'interno del monastero di Martano, quindi a pochi passi da casa nostra, che parlano già della presenza dello zafferano nel 1300. Poi immaginate una cosa, uno dei piatti più antichi salentini è la scapece. Quando il signor Scapece inventò sto piatto per esigenza, non Sì, andò. Peppe, perdonami. Peppe, scusa, mi interrompo. Specifichiamo perché chiaramente ci stanno ascoltando un po' tutti, però il blog viaggia in visione mondiale, quindi vedono questo programma in parecchie parti del mondo e soprattutto anche della nostra Puglia, dove effettivamente non sanno cos'è la scapece. La scapece è, in poche parole, sono dei piccoli pesciolini che vengono messi sotto aceto con mollica di pane e zafferano, quindi ecco, e apprende il colore proprio giallo. Scusami di interrotto, Giuseppe, però No, ne figurati, figurati, è giusto. dobbiamo farci capire anche da chi ci segue. Assolutamente, assolutamente. Il signor Scapece, come stavo dicendo, quando inventò sto piatto, probabilmente 1000 anni fa, non andò alla Coop a comprare i pescetti, a comprare il pane raffermo e a comprare lo zafferano per far sto piatto, ma creò questo piatto per un'esigenza loro, perché riuscì, grazie a questo piatto, a far sì che i pescetti, le alici, si riuscivano a mantenere per tutto l'inverno. Quindi andò nei campi e prese tutto quello che riusciva, che trovava, che coltivava lui. Quindi lo zafferano, altre spezie o comunque altri odori, e il pane raffermo magari una settimana prima. Quindi, altra cosa che questa la sanno ancora in meno, che lo zafferano, la prima specie di zafferano che è stata coltivata in Italia, si chiama zafferano di Thomas. Oggi è una varietà quasi estinta e la si può trovare bene anzi, la si può trovare solo in 3 regioni in tutto il mondo, che sono la Puglia, la Calabria e l'Umbria. Questo zafferano di Thomas, e io dopo 3 anni che coltivo lo zafferano, è così raro che grazie a un amico, a Vito, sono riuscito a vederlo per la prima volta quest'anno, e non si trova in altre parti del mondo, si trova solo in 3 regioni e queste 3 regioni sono italiane. Quindi sai, quando un prodotto è così tipico, è così forzatamente intrinseco all'interno di una terra, inizialmente ti dispiace sapere che magari le persone del posto non sanno effettivamente cos'è, perché tutti, se tu chiedi a tutti cos'è, a tutti del 2021, a tutte le persone del 2021, cos'è lo zafferano, il 99% di loro ti risponderà è la polverina che trovo al Conad, alla Coppo, all'MD, all'Equo e via dicendo, quando poi in realtà non è assolutamente così, perché la polverina che troviamo non è altro che una lavorazione tagliata di quello che sono gli scarti di noi produttori di zafferano. Non per niente il mio zafferano è quotato 50 euro al grammo e lo zafferano che trovi al supermercato te lo danno a tanto al chilo. Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Nasce la voglia di portare questa passione
questa, diciamo, questa esistenza qui in Trento? Qualcosa ti ha spinto a dire voglio promuovere questo prodotto a 360 gradi nella regione? In realtà sì, in realtà è stata una scommessa, perché quando noi abbiamo iniziato a coltivare zafferano, perché proprio letteralmente la mattina che io ero in disoccupazione, non facevo nulla in quel periodo là, mi sveglio e dico alla Marilena piantiamo zafferano, tanto un pezzettino di campo ce l'abbiamo, vediamo come va. Quando incomincio a parlarne con gli amici salentini, quindi il Davide di turno, il Maurizio che prima ho visto che scriveva, mio suocero e tanti altri della zona, quando io dicevo mo mi metto a piantare zafferano, io lo dico in italiano perché non so dirlo ancora in dialetto, la risposta che mi davano tutti è: se aspettavamo te che venivi da Reggio Emilia per coltivare zafferano. E visto che io sono un tipo che prende molto a cuore le sfide, visto che alla luce del fatto che secondo loro non si può fare, io devo provarci. E il provarci ha fatto sì che le nostre coltivazioni superassero sempre il 300% delle nostre aspettative. Cioè noi abbiamo, il primo anno abbiamo piantato pochissimi bulbi e pensavamo di portarne a casa un grammo e mezzo, due. Siamo tornati a casa, nel senso abbiamo raccolto circa 7 grammi di zafferano rispetto al grammo e mezzo che avevamo preventivato. Quindi numeri molto 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 importanti. Questo grazie a il nostro territorio, alla nostra terra proprio, e soprattutto io credo, anche se non c'è nessuna conferma scientifica, alla vicinanza del mare, perché noi abbiamo i campi a Rocca Nuova e tutti quelli della zona lo sanno, per chi non lo sapesse è una zona quasi totalmente marittima perché si trova a 500 metri dal mare fondamentalmente in linea d'aria. Quindi io credo che con i venti che portano quel po' di salsedine, che portano quella brezza marina, vada ad incentivare quello che è lo stimolo e la produzione dello zafferano. E da lì, avendo sta raccolta così importante, abbiamo deciso di implementare sempre di più, fino a diventare una delle aziende che ha una produzione più importante di tutto il Salento, con circa 1,5 kg di raccolta l'anno. Tieni presente che la media nazionale va dai 4 ai 700 grammi di piccoli produttori. Un'altra domanda mi sorge spontanea, no? Calimera adesso nel discorso dell'agricoltura, quindi in un discorso ad ampio raggio, come vedi Calimera, l'agricoltura in produzione? Tutto il territorio salentino, perché il discorso di Calimera lo puoi ampliare a tutto il territorio salentino. Poi scusami, ma non posso permettermi di abboccare a una domanda che mi vada a mettere contro altri piccoli produttori locali, perché già per il mio modus operandi me ne sto mettendo. Giuseppe, perdona, io parlavo in un discorso in generale, io non la parlo da singolo produttore, ma è la voce del produttore che potrebbe fare la differenza. Assolutamente, assolutamente. Quindi, no, ma ci arrivo. Allora, io credo che tutto il Salento ha un margine di miglioramento che, se sfruttato al 100%, potrebbe superare, e te lo dico perché l'ho vissuto in prima persona, il prodotto interno lordo del Nord Italia. Perché comunque è quello che ci permette di ottenere le nostre terre, cioè di ottenere dalle nostre terre, in alcune parti del Nord Italia lo ottengono in maniera forzata, mentre noi potremmo ottenerlo in maniera del tutto naturale. Questo cosa significa? Significa che potremmo portare un prodotto di una qualità nettamente superiore, di conseguenza ad un prezzo adeguato. Ok? Il problema sta nel vecchio modo di lavorazione a livello imprenditoriale. Cioè, io vedo molti imprenditori piccoli e medi, perché il grande può permettersi di assumere dei professionisti, mentre un piccolo imprenditore o un medio imprenditore fa fatica quando assumere un professionista
del marketing che lavorano ancora come si lavorava a livello aziendale 40 anni fa, 50 anni fa. E se non ti evolvi con quelle che sono le richieste di mercato, con quelle che sono gli adeguamenti che ti chiede comunque, che ti chiedono i clienti, tu rimarrai sempre fermo al tuo piccolo orticello, senza andare mai a sfondare il muro del successo. Cioè, io posso vantare che il mio zafferano in Salento ne ho venduto pochissimo, in tutto il resto del mondo ne ho venduto una quantità industriale. Cioè, io vanto spedizioni in Giappone, Cina, in Russia, in tutta l'Europa, negli Stati Uniti, in tutto il nord Italia. Questo perché supero quelli che sono i limiti della mia provincia e cerco di andare oltre. Molti invece si fossilizzano al fatto di devo vendere come magari vendeva mio papà o mio nonno 20 o 50 anni fa. E se non ti evolvi, rimarrai sempre chiuso a te stesso. Cioè, un altro esempio posso fartelo con gli ortaggi. Io che sono entrato sul mercato degli ortaggi in Calimera sarà poco più di un mese. Avrò già spedito in totale 400-500 kg di ortaggi al nord, con spedizioni 24 ore e via dicendo. Pochi altri l'hanno fatto, pochi altri hanno la lungimiranza di dire io non devo per forza solo vendere a Calimera, ma posso permettermi di vendere anche nel nord Italia o da altre parti del mondo. Logicamente non puoi spedirlo dall'altra parte del mondo, ma in Europa ci potresti arrivare tranquillamente. Anche perché oggi abbiamo i mezzi per far questo. Oggi abbiamo raggiunto una velocità di comunicazione che veramente possiamo permetterci di arrivare dall'altra parte del mondo con uno scrocchio di dita. Io, appunto, e le mie clienti milanesi possono confermarlo, io raccolgo alle 2 di notte, alle 11 parte la spedizione, alle 11 del giorno dopo, quindi dopo meno di 30 ore dalla raccolta, loro si trovano il loro pacco di prodotti, quindi freschissimi. Probabilmente neanche quando lo vai a comprare qui nel posto, dal fruttivendolo, trovi i prodotti così freschi. Quindi, diciamo che quello che tu hai fatto, Giuseppe, è una cosa veramente innovativa, perché come ben sai, ben sanno le persone, spedire ormai una cosa alimentare, una vivanda, un qualcosa che puoi definire nella pancia di ognuno di noi, e diventa problematico perché ce lo impone una legge, benissimo, che è la legge sul pacchetto igiene, dove comunque alcuni prodotti non possono essere spediti se non visti, rivisti. E giustamente Giuseppe, siccome tiene la sua, come dire, la sua voglia di fare, la sua, come dire, veramente la sua passione, perché il suo lavoro è come il mio, si deve fare prima una cosa per passione, altrimenti non si va da nessuna assolutamente, parte. Assolutamente. Soprattutto è quello, prima ci vuole la passione. Comunque io lo dico, arrivare a Milano, arrivare nelle parti del nord dove il nostro prodotto veramente invidiato, perché tu lo sai benissimo Giuseppe, ma anche gli amici ascoltatori, io l'ho detto sempre e lo continuerò a ripetere, il nostro prodotto, quello veramente paesano, quello paesano, quello proprio che viene raccolto dalla terra, ha la capacità e ha le proprietà soprattutto per far letteralmente cambiare il sapore ai pasti. Un conto andare a fare una pasta cacio e sugo, dove comunque il proprio, o semplice, no, pasta asciutta col sugo, con il sugo pronto delle grandi GDO, e un conto è farlo con un prodotto veramente salentino, cioè cambia proprio letteralmente al palato il gusto e il sapore, cioè diventa ancora più buono. E Giuseppe veramente lo ammiro, perché comunque è un ragazzo che si è sentato da fare, e io gli ho detto: Giuseppe, ti devo intervistare perché tu hai delle capacità comunicative che non sono qui, sono ferme, cioè sono proprio da una persona veramente che capisce ciò che significa lavorare, ciò che significa
alzarsi alle 2 del mattino e andare a fare il raccolto. E una cosa mi spinge: Giuseppe ha prodotti suoi. Io non perché voglio fare pubblicità a lui, ma se io devo promuovere un prodotto o devo intervistare una persona, devo testare sul mio stomaco e sulla mia pancia. Li ho testati, ne consumo abbastanza di prodotti suoi, anzi molto spesso mi pure arrabbio perché mi chiama: Giuseppe, non voglio più niente perché ce n'ho tanto, tra poco mia mamma e mia moglie mi fanno a me diventare a ortaggio o a patata, gli ho detto. Però ripeto, è un ragazzo veramente tiene e soprattutto la roba quando gli rimane, lo dico, non la butta, cerca di donarla in beneficenza. Questo gli fa onore perché non tutti gli imprenditori hanno la, come dire, quella lungimiranza di donare un qualcosa quando una qualcosa è, come dire, lavorata, no? Giuseppe fa la cosiddetta opera di bene. Si è visto più di qualche volta, lasciatemelo dire, perché comunque è tutto visibile sulle pagine Facebook. Ha donato veramente piatti, ma ha donato anche pacchi di pasta. Quindi veramente Giuseppe ha un cuore veramente d'oro, ma non perché lo voglio pennellare, ma perché è la verità. Io spingo solamente Giuseppe ad essere più incisivo, perché lui lotta, lui è un grande guerriero, io lo chiamo guerriero dell'agricoltura, perché non si arrende, ragazzi, è più forte di lui. Lui è capace che si litiga con le persone quando gli dicono: ecco dove io voglio arrivare. Giuseppe non vende roba che si compra ai mercati notturni, quindi significa alla cosiddetta mercato all'ingrosso. Giuseppe lavora per portare il prodotto nelle tavole dei nostri cittadini, ma anche delle persone che lo ordinano, perché lui fa consegne a 360 gradi. Se lo chiamano, è capace che se lo chiamano a Bari, lui parte la mattina e va a consegnare a Bari, cioè conoscendo Giuseppe. E quindi tutta roba giovanile. Lui ha questo carattere e fa bene. Si arrabbia perché dice: vabbè, lo vuoi, io il mio prodotto è questo. Non tutti gli imprenditori ragionano come ragionano lui. No, il imprenditore cerca di vendere a 360 gradi il suo prodotto anche alle persone che non lo vogliono, però giustamente Giuseppe lo fa e lo produce e giustamente lo deve vendere. Però se non lo vuole non è un problema, passa avanti, anche perché gli ordini Giuseppe non gli mancano. Giuseppe è bravo, io per il momento gli dico bravo, una conversazione bellissima. Adesso piatto di pasta con le rape da il campo tuo e magari quelle che compri soprattutto nella grande distribuzione. Purtroppo nell'agricoltura c'è un problema di fondo, quello che il contadino per forza di cosa deve aumentare, deve sfruttare il suo campo per ottenere la maggior quantità di quel determinato tipo di prodotto. Esempio, da un ettaro di pomodori si possono riuscire a tirar fuori 150 tonnellate di pomodori da un solo ettaro. Ci sono alcuni produttori che da quelle 150 tonnellate cercano di sfruttare così tanto il terreno per arrivare alle 200 tonnellate, perché se tu vendi 150 tonnellate te lo pagano un prezzo, logicamente se ne vendi 200 ottieni il 30% in più di quello che ti hanno appena dato. Il problema è che per far questo, ed è una cosa che moltissimi fanno, devono andare avanti con le cosiddette pompature, ok? Le pompature non sono altro che degli anabolizzanti del terreno che poi assume la pianta per far sì che diventa più grossa. Quel suo diventare grosso non è, tra virgolette, pianta, non fa altro che assimilare acqua. È come se tu bevessi, non lo so, una bustina di zucchero, ok, in un bicchiere d'acqua, oppure tu bevessi la stessa bustina di zucchero all'interno di un litro d'acqua. Capisci bene che lo zucchero si è troppo diluito, quindi non senti più il sapore dello zucchero. Molti non sanno
e questo devo ringraziare a quelli di a quelli che tutte le notti, scusami se arrivo diretto, vengono a farsi il culo con me. Devo ringraziare a Carlo, che è il nostro agronomo. Devo ringraziare a Stefano, a Giancarlo, a Giovanni, alla Marilena, con i quali andiamo a combattere tutte le notti. Devo ringraziare a Vito, che è il nostro contadino esperto, è una persona di quasi 70 anni, che se lo vedi correre in mezzo ai campi, dà la paga a molti ventenni. E perché dietro al Beppe che consegna ci sono tante figure, e tutte queste figure sono importanti. Sono importanti perché grazie alla loro passione, che viene equiparata alla mia, grazie alla loro professionalità, grazie alla loro voglia di fare, portiamo sulle tavole di tutti i nostri clienti, di tutti i nostri amici, un prodotto che è sempre al top. Noi quando andiamo per esempio a raccogliere le famose paparine, ok, di domenica, perché noi ce ne andiamo la domenica mattina, noi ne raccogliamo sempre 30, 40, 50 kg. E adesso arrivo al prezzo del prodotto, però la paparina è l'esempio più semplice che mi viene da farti. Sai tu cosa significa raccogliere 40-50 kg di paparina? Tu devi star piegato per terra per 4-5-6 ore. E io quel tempo, il mio non lo quantifico, ma il tempo di Vito, il tempo di Carlo, il tempo di Giovanni, per me è un tempo che va pagato, e va pagato bene, perché loro la domenica, che per tutti noi contadini, per tutti noi che lavoriamo in agricoltura, è un giorno lavorativo come tutti gli altri, ma quel tempo deve essere pagato bene, perché altrimenti diventerei uno dei tanti che vanno a sfruttare quella che è la manodopera agricola, e per me non esiste sta cosa qua. Cioè, io non te nascondo, io e i ragazzi che vengono a lavorare con me, quando andiamo nei campi per 3-4 ore di raccolta di paparine, si prendono una bella giornata, e gliela do con tutto il cuore. Gliela do con tutto il cuore perché loro non mi vanno a raccogliere la quantità di paparine, loro mi vanno a raccogliere la qualità di paparine. Tant'è vero che molte volte quando scendiamo in campo e Mesciu Vito dice che le paparine non sono buone, noi dalle 6 del mattino pigliamo, andiamo a trovare al bar, ci facciamo colazione e ci torniamo a casa un'altra volta. Perché Mesciu Vito ha detto che le paparine non sono buone. E io a Davide, a Maurizio, alla signora De Santis, alla signora Poti, potrei dirti 500 nomi di persone che acquistano da me, cerco di portargli sempre il massimo. Perché? E alle persone che mi dicono, guarda, il prezzo è alto, la risposta che dovrei dargli è vai da quello che te la dà meno, però puoi non lamentarti se raccogli, se ti mangi paparine che vengono raccolte dal ciglio della strada. A me alcuni vecchi mi hanno insegnato una cosa: quando le paparine sono buone e le metti in acqua, l'acqua che togli è vero che sporca di terra perché viene dalla terra, ma esce in acqua pulita. Se tu pigli un chilo di paparine raccolte sul ciglio della strada, all'interno dell'acqua ci stanno tutti le famose polveri fine che tu ti andresti a mangiare. Quella è qualità che ti stai mangiando, e la qualità, scusatemi, per quello che mi riguarda, va pagata, perché dietro a quel chilo di paparine, ragazzi, scusatemi se dico un termine non del tutto educato, ma c'è sta un culo che lo sanno in pochi, lo sanno i vecchi cosa significa andare a raccogliere paparine, non lo sanno i giovani, perché i giovani sono abituati ad andare al supermercato a trovare il prodotto già confezionato, già pulito, già tagliato, e finisce là. Quando noi al mercoledì e al venerdì, io e la Marilena non facciamo il minestrone, la Marilena sta dalle 4 fino alle 7 e mezza a pulire minestrone, tagliare minestrone, imbustare minestrone, stare dietro agli ordini del minestrone.
non è, è anche il tempo della Marilena, permettetemi, è giusto che gli venga pagato quello il giusto che sia, scusami il gioco di parole, però è un argomento per me, mi tocchi delle ferite vive, perché molti dicono, ah, c'è chi il minestrone te lo vende a 2 euro, allora se secondo te il minestrone che compri a 2 euro è migliore o di egual valore del mio, vado a comprare quello a 2 euro. Però, ma il mio me lo devi pagare 2,50 euro perché Giuseppe, io il... ti dico un'altra cosa, tu lo sai che... scusami Peppe, scusami un secondo, fammi di fare sì, un concetto, perché è un concetto molto basso. Allora il cliente purtroppo ha sempre ragione, in che senso? Il cliente che viene, questo non è perché voglio fare campagna con Giuseppe, perché non lungi da me da questa situazione, però ti trovi a parlare con dei clienti e dici, ma lui si gira male con me ogni volta che io gli dico questa cosa. Ma il cliente non ha sempre ragione. Sì, è vero, ha sempre ragione. In che senso? Perché il cliente ti può dire a te tranquillamente che quella roba è cara, costa troppo. No, è un po' cara. Sì, è vero, io posso dire quello che vuoi, però poi sostanzialmente io me la compro, perché mi piace quel prodotto. Quindi voglio farti capire, il cliente sì, il cliente secondo me deve essere assecondato, però facendogli capire ciò che sta comprando, e tu lo stai facendo nel migliore dei modi. Perché ci sono quei clienti, io li chiamo tra parentesi ascari, che dicono no, non vado più da lui, perché capito, qui c'è un magnone fiacco. Questo lungi da me, ripeto, non è una campagna contro Giuseppe o riferito a Giuseppe, il riferito in generale. Non vado da lui perché ogni volta che io gli chiedo qualcosa si gira male, io dico quello che voglio perché io sono il cliente. Sì, è vero, non dico di no Giuseppe, hanno ragione, però se l'imprenditore, il produttore locale, quello che fa un'agricoltura genuina e soprattutto un'agricoltura biologica, è vero, sì, ti spiego cosa stai comprando. Ecco perché tu il prodotto lo paghi 1,50 euro, lo paghi 2 euro, quando alle altre parti lo paghi 1 euro, 1,10 euro, ma lo puoi pagare anche 1,60 euro, però sostanzialmente stai comprando lo stesso prodotto. Perché io sfido chiunque ad andare in una GDO e a vedere, tra parentesi, un piccolo esempio, l'arancia 1,60 euro, anzi con Giuseppe 1,50 euro, lo pure risparmi anche 10 centesimi al chilo, perché alle altre parti 1,60 euro li importano, perché sappiamo chiaramente che nelle GDO, io sfido chiunque, non c'è la roba paesana. Questo lo sono più che convinto. E poi andare a trovare in questo periodo aranci, secondo me, è un po' strano andare a trovarli, però Giuseppe te li fa trovare. O sbaglio, Giuseppe? Li trovi perché stanno sugli alberi, Davide. Perché abbiamo trovato il modo come far uscire l'arancio tutto l'anno. È un modo naturale, un modo genuino. E poi un'altra cosa importante. In questo momento i social network la fanno da padrone anche sulle nuove generazioni. E siamo quasi addirittura d'arrivo alla nostra conversazione. Il problema è uno. Giuseppe De Rosa, Beppe De Rosa e Marilena, come vedete i social adesso? A livello imprenditoriale o a livello personale? No, io ti parlo a livello personale, perché io attualmente devi essere un testimone di ciò che a breve ti dirò. Allora, ascoltami, i social, come tutto del resto, sono un qualcosa, appunto come dicevamo all'inizio, che ti permette di viaggiare in maniera velocissima. Cioè, 10 anni fa, 15 anni fa, quando è nato Facebook, non c'era l'opportunità di fare vedersi con il tuo amico che abita dall'altra parte del mondo. Non c'era l'opportunità di sentirsi tutti i giorni con amici, parenti che vivono a distanze importanti da te. Grazie ai social siamo riusciti ad ottenere questo. E ti faccio l'esempio di una macchina, perché sai benissimo, io da motociclista mi viene molto più semplice
farti esempio a livello di motori. Adesso abbiamo in mano una delle macchine più veloci e più potente che esista sul mercato. Abbiamo una macchina che fa i 1000 km all'ora. Abbiamo una macchina che non consuma niente. Abbiamo una macchina che può viaggiare H24 senza mai stancarsi. Il problema è come utilizzi quella macchina. Perché se utilizzi quella macchina per divertimento, quindi io ti direi per andarti a fare un giro in pista, se utilizzi quella macchina per in maniera diligente e rispettando soprattutto quello che sono tutto quello che ti circonda, i social sono forse la cosa migliore del mondo. Il problema è che non so per quale ragione, credimi, non lo so e non voglio neanche avere la presunzione di dire, di dare una motivazione, ma io credo che si stiano perdendo alcuni valori veramente importanti. E a causa di questa perdita di valori, sta macchina la guidiamo in maniera bendata, sta macchina la guidiamo dopo una bottiglia di vino o dopo magari 12 birre, sta macchina la guidiamo col telefonino alla mano o parlando con quelli che stanno dietro di noi. E quindi un attimo sbandare con una macchina che ti fa i mille all'ora e finir male. Io vedo adesso l'esempio di un altro social che sta andando avanti per la maggiore, non so se posso dire il nome perché non Facebook, lo dire il nome, non lo dire. Però l'abbiamo capito tutti. Bravo. I quali nascono ste challenge stupide proprio, perché io ricordo che anch'io ai miei tempi facevo la challenge su Facebook di quanti palleggi facevi o del mangiarti, che non so, le quattro brioche nel minor tempo possibile. O il miglior rutto, chi faceva il rutto più lungo. Io mi ricordo una challenge che tra amici era chi faceva il rutto più grosso. Il classico rutto salentino. Sì. A Reggio Emilia c'era il rutto sound. Certo, ci sta, è volgare, ma ci sta, capito? Non fai del male a nessuno. Oggi fai una challenge di per quanto tempo riesci a stare impiccato. Cioè, è una cosa, quando a me me l'ha detto, e quando a me l'ho sentito ai telegiornali e me l'ha spiegato la Margherita, perché poi sai, io sono abbastanza sveglio, ma a livello social io ho la Margherita che mi aggiorna e mi ha spiegato cos'era. Io sono rimasto di stucco, perché non è concepibile, per quello che mi riguarda, che una ragazzina, un ragazzino di 8, 10, 11 anni, 15 anni faccia delle maronate così grosse. Poi molti per buonismo incolpano i genitori che non gli stanno dietro, altri invece dicono vedi perché i ragazzi si annoiano. Sicuramente alla base c'è un problema. E io credo che in quanto genitori, ma non io genitore della Margherita, di Cristian o Davide genitore dei suoi figli, io quando parlo di Beppe genitore, parlo Beppe genitore di una della generazione che sta crescendo, Davide genitore della generazione che sta crescendo. Dovremmo essere noi i primi a cercare di educarli e fargli capire oggettivamente quali sono i valori. Io, Giuseppe, ci sono bellissimi concetti, un buon concetto. Io, scusami Davide, così concludo. E io con il mio team, che una parte l'ho nominata poc'anzi, non ti nascondo che ci stiamo organizzando per prendere un campo e adibirlo a gioco per i bambini. Cioè, noi stiamo lavorando per mettere in sicurezza un nostro campo intero, quindi non monetizzare quel campo a livello imprenditoriale, ma coltivarlo con l'ausilio di genitori, con l'ausilio di ragazzini di tutte le età, per farli tornare
a quelle che magari erano le vecchie abitudini che magari ho potuto avere io, hai potuto avere tu, ha potuto avere comunque tutti quelli della nostra generazione. Perché io ricordo con piacere, con un tenero ricordo di quando ero ragazzino che avevo 5-6 anni, che andavo con i miei nonni in mezzo ai campi andavo a raccogliere le angurie, perché mio nonno coltivava le angurie e io andavo con mio nonno a raccogliere le angurie e lui mi spiegava che dovevano suonare in un modo, non dovevano battere in un altro e via dicendo. Ai tempi non capivo niente, poco importa. Però io mi divertivo a stare con mio nonno quell'ora in mezzo al campo la domenica mattina dopo che magari avevo passato una settimana intera a scuola. E oggi non c'è più tutto questo perché i ragazzi di oggi stanno fissi ininterrottamente su sti telefoni, sti computer, tutte Ti queste dico una cose cosa, tecnologiche. Giuseppe, il fatto che i ragazzi siano super high tech, definisco io lo vedo anche da mio figlio. Sì, è buono perché in questo momento un ragazzo che è abituato, un bambino, lo abitui alle nuove strutture, alla nuova tecnologia. La cosa preoccupante è il tempo che si ha a che fare con questa tecnologia, che a lungo andare ci sono bambini che diventano dipendenti. C'è uno studio della psicologia umana, lo leggevo proprio oggi, che dice che il stare troppo al cellulare diventa sostanzialmente una dipendenza. Una bella recensione, dove diceva che attualmente uno, se non ha il cellulare, si sente perso. E io ti faccio l'opposto, adesso dico l'opposto, ma 20-30 anni fa, quando non serveva il cellulare, cosa si faceva? Non penso che ci perdavamo, seguivamo la bussola, Giuseppe, seguivamo il senso di orientamento. È vero, l'ho sempre detto. La vita prima era più scanzonata, era più bella, il divertimento lo si faceva con delle piccole cose, si costruiva il divertimento. Non il divertimento è costruito, perché attualmente il divertimento è già costruito. Prima invece si costruiva il divertimento. Io accennerò una cosa, perché il 13 io dovrei fare una cosa molto importante. Questo già da 2 anni che lo dico. Io il 13 farò una recensione sulla radio, perché il 13, Giuseppe, ricorre la giornata mondiale della radio, il 13 di febbraio. E a me, come ben sapete, e tu lo sai, Beppe, quando si parla di radio mi tocchi proprio, cioè mi tocchi un cuore, perché il cuore mio batte per la radio. Io sono malato di radio. E il 13 farò una bella recensione, un bel diciamo racconto, perché senza radio io sono perso. Cioè, attualmente, parliamoci chiaro, bisogna fare radio. Anche in questo momento che la pandemia è ancora, sì, è vero, siamo gialli, però dobbiamo comunque stare, mai abbassare la guardia, perché comunque è vero, se è vero tutto quello che dicono, il virus ancora c'è. Quindi bisogna stare molto attenti. Questo perché me lo impone, diciamo, è una cosa che in questo momento fare tecnologia, fare questo tipo di discorso. Grazie Davide, un forte abbraccio Quanti anni? e che ciao. Non te l'ordini.